Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Allora, penso di fare un weekly vlog. Oggi è lunedì e se riesco lo porto avanti fino a o venerdì o fino a domenica. Vediamo un attimo come va la situazione. Sono le 8 e 18 di lunedì mattina. Io mi sono preparata in poco tempo, fortunatamente l'estate, praticamente ti metti un vestito, un po' di rossetto e ci sei, quindi sono già pronta in anticipo. Stamattina devo andare al lavoro, appunto, e quindi tra circa un'oretta devo prendere il treno per recarmi al lavoro. Come avrete già letto dal titolo, anche questa sarà una settimana in cui vi racconto un po' e vi porto un po' con me nella sessione estiva. Lo so, vi siete probabilmente stancati, però questo è quello che sto facendo nell'ultimo periodo e quindi si tratta degli ultimi esami. Io sono piena, cioè non ne posso più perché ho iniziato a maggio e penso di aver fatto tipo 7 esami, forse ne faccio 8, adesso vediamo. E quindi questa settimana ho ben 2 esami. Uno dietro l'altro, quindi sia giovedì sia venerdì. In teoria avrei terminato qui la mia sessione estiva, se non fosse che ho deciso di aggiungere un ottavo esame per i primi giorni di luglio. E, in realtà è un esame che io avevo deciso di lasciarmi per settembre, perché insomma ero stanchissima, quindi ho detto basta così. Però poi mi sono detta, se faccio un piccolo, è un esame scritto, quindi ho detto se faccio un piccolo sacrificio adesso e lo provo, dovesse andare bene, qualsiasi voto io me lo tengo, perché questo significherebbe, ascoltate bene, una cosa mai successa nel mio caso, che ho finito tutti gli esami dell'anno, quindi sono al primo anno di magistrale, tutti gli esami nella sessione estiva. Io ogni anno in triennale ho sempre lasciato degli esami a settembre, che fosse uno, che fossero due, ma sempre. Quindi, cioè, veramente, lo sto facendo solo per poter dire un domani, c'è stato un anno in cui ho fatto tutti gli esami. E tra l'altro sarei abbastanza orgogliosa di me, se dovessi riuscire a fare questa cosa, però non lo so, è tutto in forse, perché il primo anno di magistrale è l'anno in cui ci sono più esami in assoluto. Io ho fatto, credo, 11 esami, cioè se li faccio tutti sono tipo 11, perché sarebbero 9, però ce ne sono due che si sdoppiano, quindi scritto e orale, quindi tipo 11 volte esaminata. Comunque, basta parlare di esami, vi faccio vedere che ho tirato fuori la mia collana estiva con le conchiglie. Non la indosso ogni giorno, però ogni tanto mi piace in estate metterla, qui ho sempre poi quella che tengo fissa. E oggi ho messo questo vestitino che mi inviò un brand di cui non ricordo il nome, comunque ve lo feci vedere in un video, è blu. E adesso vedo che scarpe mettere, preparo la borsa e poi vado. Oggi come profumo metto lui, che è di Collistar e si chiama Profumo della Felicità con oli essenziali. In realtà è, come dice qui, un'acqua aromatica, frizzante, rigenerante, addolcente. E se passate in profumeria, annusatelo perché è molto buono secondo me. Me lo sono messa anche sulle mani. Vabbè. Comunque sto uscendo un pochettino prima, così mi fermo all'armadietto, il locker, e posso spedire questo pacchetto di Vinted che ho venduto. In realtà si tratta di una cavolata, è una canotta bianca molto semplice, venduta a soli 3,50 euro. Però io sono sempre contenta quando vendo qualcosa su Vinted perché svuoto il ripostiglio delle cose e appunto diventano sempre di meno. Splendida giornata, guardate che bel cielo. Se non bastavano le conchiglie della collana, le ho anche messe alle scarpe. Questo infradito con le conchiglie. Ad aspettare il mio treno in stazione e ovviamente è in ritardo. Per il momento sono 10 minuti, ho visto dall'app, in realtà sono 13, però
speriamo non aumenti. Allora, finito di lavorare, adesso scappo in stazione per tornare a casa. E non lo so, forse perché stamattina mi sono svegliata prestissimo per un incubo, ma ho un sonno che non potete capire. Quindi farò una cosa bruttissima, e cioè arriverò a casa, penso di dormire mezz'ora. Lo so, è pomeriggio, cioè dovrei studiare, però credo che se non dormo questa mezz'ora non riesco a fare nulla. Quindi mezz'oretta dormo e poi mi metto a studiare. Buongiorno, buon martedì, io sono già pronta, sto uscendo per andare al lavoro, queste sono le chiavi della macchina. Comunque ho messo questi shorts e questa magliettina bianca a mo' di polo, così con lo scollo V, e la mia Neverfull. È pomeriggio e io ho fatto un riposino pomeridiano breve ma intenso, e adesso sono qui in cucina perché l'estate preferisco studiare qui, soprattutto il pomeriggio, perché mi sento più, non lo so, la mia stanza più grande, ci sto meglio, ovviamente quando sono da sola in casa, e devo mettermi a studiare. Qui ho i miei riassuntini e poi qui dentro altre schede che devo integrare. In realtà sono tutte cose che bene o male ho letto, studiato, ripetuto almeno una volta. Invece quello che non ho mai ripetuto sono queste tre pagine che ho qui sul quaderno di appunti che presi a mano, non trasferiti sul computer. La voglia di studiare quando fuori c'è il sole, dentro e fuori ci sono 35 gradi, veramente non so dove andare a trovarla, ma il fatto di pensare che comunque sta per finire, manca poco, insomma mi autoconvinco che la pena è breve. No, bugia, oggi non funziona. Vabbè, basta, inizio a studiare. Prendo lì i soliti integratori di Cure con il tè freddo, penso si possa fare. Io in estate vivo di estate, quindi ho ben pensato, siccome non mi andava di bere l'acqua, di farmi un bicchierone di tè con i miei bellissimi, aspettate che vi faccio vedere, integratori, eccoli qui. Questi sono i miei bellissimi integratori, oddio. Allora, ce ne sono, non so quale dei due, è per l'abbronzatura, infatti ho deciso di aggiungerlo adesso che arriva l'estate, e secondo me mi sta dando già dei risultati, cioè io mi vedo molto più scura rispetto al solito. Poi ce n'è uno per la vitamina C, un altro per i capelli, un altro per la pelle, non ricordo. Poi se andate sul sito potete vedere tutti quelli che hanno, ne hanno per la pelle, per i capelli, per le unghie, per dimagrire, insomma ce ne sono diversi. Sono ancora in pigiama, però volevo dirvi che se vi interessa, già questi integratori hanno un prezzo veramente basso, in più potete usare il mio codice sconto che vi lascio scritto qui, Gloria8341 dovrebbe essere, che vi dà il 30% di sconto sul primo ordine, quindi il primo ordine, che vale un mese, vi viene a un prezzo piccolissimo, provatelo. E qui raga, sono pronta, mi sono vestita in questo modo, molto semplice e fresca, soprattutto ho fatto la coda perché oggi devo lavare i capelli e vado al lavoro. Sono sul divano a studiare e mi sto concedendo una pausa con questi mini croissant al cioccolato della Bauli. Sono proprio piccini, ma molto. Raga, sono cosciente di avere dei capelli inguardabili, però sto andando in stazione per fare un esame all'università, poi domani ne farò ancora un altro e teniamo le dita incrociate. Vabbè, quello di oggi già si sa l'esito, quello di domani me la posso giocare, poi vi spiego tutto e vi dico come sono. Raga, allora eccomi. Sono passati praticamente 2 giorni dall'ultima volta che ho registrato, perché come vi avevo detto ho fatto ben 2 esami uno dietro l'altro. Allora, io in teoria avrei finito con gli esami per questa sessione,
In pratica, però, mi sono iscritta ad un ulteriore esame i primi di luglio, vorrei provarlo, altrimenti se non dovesse andare bene, poi me lo lascio a settembre. Stavo facendo una riflessione, e cioè che praticamente in un mese io ho fatto 7 esami. E sono molto soddisfatta di me, è stata una bella sessione e adesso con voi, così vi racconto anche gli ultimi due che ho fatto, volevo fare un piccolo commento perché ho qui il computer con il coso dell'università aperto. Quindi adesso vediamo un po' come sono stati questi esami. Devo vederli dal computer perché sono così tanti che ovviamente non me li ricordo. Allora, sì, in realtà ci ho messo anche meno di un mese per fare tutti questi esami perché ho iniziato il 24 maggio. E il 24 maggio ho fatto il mio primo esame di cultura inglese, forse l'esame più difficile di quest'anno, però molto contenta perché ho preso 30 e lode. Poi, lo stesso giorno, il 24 maggio, ho fatto due esami orali, infatti avevo anche girato un TikTok perché, cioè, per me due esami orali in un giorno sono veramente devastanti. Ho fatto anche l'esame di semiotica della traduzione e anche in quello avevo preso 30 e lode, quindi avevo preso due 30 e lode in un giorno, ero tipo la ragazza più felice del mondo, credetemi. Ovviamente a gennaio ho fatto anche altri esami, però di quelli ve ne avevo già parlato, quindi magari guardatevi i video vecchi perché c'è tutto. Poi, andando avanti, ho fatto un esame che si chiama Laboratorio di redazione e revisione in lingua italiana. È un esame da pochi crediti, però non dava il voto, era idoneità o non idoneità, e per fortuna l'abbiamo passato. Poi, nella mia università, praticamente si fa sempre, per le lingue, ovviamente, prima lo scritto e poi l'orale. Quindi ho fatto prima lo scritto e poi l'orale di spagnolo e il voto finale è stato di 25 in questo caso. E tra l'altro mi ritengo super fortunata perché era un esame molto difficile e poi diciamo il professore non alzava particolarmente il voto, quindi il mio 25 veramente forse ero più contenta rispetto al 30 e lode, non scherzo. Poi ho fatto esame di inglese e sarebbe l'esame che ho dato ieri. Prima lo scritto e poi l'orale e ieri, dopo quella giornata fantastica di 40 gradi, veramente sono morta dal caldo, però ne è valsa la pena perché come voto finale mi ha messo 30 e lode, quindi ero super super contenta, cioè veramente per me la sessione poteva finire qui perché avevo chiuso con un voto fantastico e ero veramente contentissima, ho subito accettato dopo un secondo e quindi sì. Però, insomma, io quest'altro esamino i primi di luglio lo vorrei fare perché? Perché con i tre che ho fatto a gennaio, con questi 5, 6, 7 che ho fatto qui, più se faccio anche questo a luglio, ho finito gli esami del primo anno, il che sarebbe fantastico. È un esame per me, per quanto mi riguarda, difficile perché è una materia di cui io non capisco niente, cioè io sono brava nelle lingue, questo è un esame di informatica. Oh, ci proviamo, magari, cioè veramente qualsiasi voto me lo tengo perché è un esame a crocette, quindi ci sono tipo 30 domande e in base a quante ne facciamo giuste si ha il voto, bisogna farne almeno 18 giuste per prendere 18 e poi a salire. Ma veramente anche 18 prendo tutto perché insomma è stata una sessione bellissima, quindi non mi interessa. E nulla, forse questo è il mio record, non avevo mai fatto così tanti esami in un mese, infatti si vede dalla mia faccia quanto io sia profondamente esaurita in questo momento, però allo stesso tempo soddisfatta e contenta di come sono andate le cose. Adesso qui dal mio letto finalmente inizia il weekend perché sì che devo fare un altro esame, ma questi 2 giorni io sono off, ovviamente voglio spegnere il cervello e boh, non fare nulla. Quindi vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e se vi fa piacere iscrivetevi al canale e lasciate un like al video. Ci vediamo presto, ciao!